qua, segno che veramente la città, non lo dico perché siamo Neritini, o Nardò offre, che ne so, qualcosa in più, non rispetto agli altri, ma a livello emotivo ti spinge diversamente, quel quid, no? Che non si spiega, inspiegabile, ma quella chimica particolare, l'hai provata pure tu. Sì, buonasera a tutti. Sì, lo provo da io, ho allenato qui a Nardò e l'ho chiusa con quell'emozionante partita con Logrodon. Beh, quella non si Chiudiamo la racconta. partita Quella con. è per cuori forti. È una partita che la porto dentro, è stata una grande crescita per me, cercare di fare l'allenatore. Me la porto perché abbiamo vissuto tutti quanti, una partita dimenticabile. Non penso che mi ricordi di più una partita del genere, perché altrimenti veramente. Una partita del genere ti porta a diventare matto. Perciò io Nardò sono stato allenatore di Nardò, onorato di allenare Nardò, prendere quell'andata là, è stato molto difficile, però alla fine abbiamo chiuso alla grande con tutto il pubblico, con tutti voi, e ci avete portato veramente a quella magica giornata, no? Lo vediamo anche Massimo che stava accanto a me quel giorno là, perciò parlare di Nardò, come hanno detto tutti quanti, ex giocatori, ex allenatori. Tutti quanti, allenare Nardò è come vestire una maglia importante, sentirsi allenatore e passare anche a fare un grande passo. Io mi sono sentito di fare un grande passo, una grandissima esperienza dove poi 2 anni dopo mi ha portato il campionato là, mi ha portato ad allenare in C. E mi porto grande, grande esperienza di quell'annata là e tanta, tanta forza. Perché come ho detto prima, Mister Cannito, io chiamo Mister Cannito, Mister Merigo, perché sono stati i miei allenatori. Mi porto molto da loro. E allenare Nardò è come allenare un rullo compressore. Quello Molta intensità. sì, molto, molto, però alla fine ti riempie di gioia, mi riempie di gioia quell'annata fantastica. Perciò grazie, un grande, grande augurio e di riprovare con questo possibile Nardò. Ce Perché l'auguriamo. oggi, quest'anno, mi sono sentito male a giocarci contro, giocarci quella partita, mi sono sentito male, 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 veramente, perché non mi aspettavo mai di giocare una partita del genere. Perciò, forza Nardò, e che per questo ricordi veramente Nardò. Grazie mille. Francesco Rollo, nel Nardò hai iniziato nel settore giovanile, poi ti sei ritrovato ad allenare gente come Castiglio, quindi un grande salto a livello di qualità, almeno tra ragazzi, poi a uno che poi ha giocato anche in Serie A. Però la tua grande esperienza è con i giovani e il tuo grande amore continua a essere il calcio. Di Nardò che cosa conservi? Forse la storia di questa società è legata prettamente, del settore giovanile è legata prettamente a me. Mi fa piacere che hai rimembrato ciò che hai detto, però vuol dire velocissimamente moltissime cose, quindi so che è tarda ora e non sapevo da dove cominciare, però soprattutto inizio a ringraziare principalmente la persona che mi ha portato in questa città che è Angelo Vasco. Una persona che mi ha, diciamo, sostenuto e affiancato, che non a caso, quindi comincio a tornare ai certi conti, è il vostro presidente, quindi Massimo De Corretto. È la persona che mi ha data la grande chance di stare perché Angelo Vasco mi porta nella città di Napoli. Il presidente Lavagna invece mi porta nella società. Io ho lasciato, ho semplicemente il Lecce per sposare il vostro ambiente e quando mi è stato offerto la possibilità di dare una mano al mister Boccolini, perché era l'anno della sua disgrazia di aver perduto la moglie, semplicemente scelsi, guadagnando molto meno, di lavorare di più e affidarmi ai ragazzi. Quindi insomma, bellissima storia attraverso molti amici di Nardò, su tutti Massimo e tanti altri. Nel caso di citarle, perché se mi trascuro qualcuno, stanotte me la passerò male, però sono stati anni delle epli indimenticabili, quindi torna facile adesso per ripartire. Gioco forza, ci vuole settore giovanile, non ci sono i soldi, ma dire e fare, insomma, sappiamo bene che sono due cose completamente diverse. La volontà di tutti, di tutto l'ambiente, di noi, è questo. Però se tutti.